registrare un video, ma faccio solo una clip e poi elimino sempre di continuo. Allora, io sono nella mia postazione caffè. Ok, sono le 8:30. Già il terzo caffè. Ragazzi, stamattina un bimbo ci ha buttato giù dal letto alle 4:30. No, alle 4, alle 4, alle Sì, 3 e mezza, 4 meno 20. ho buttato papà e mamma giù dal letto. Perché? Volevo fare colazione. Hai il vermetto solitario nel pancino. Sta mangiando l'impossibile il giorno, la sera, il giorno, insomma, in generale. Stamattina alle 3 e mezza, 4 meno 20, si è svegliato. C'ho fame, voglio andare a fare colazione. Ci ha buttato giù dal letto. Poi lui, il signorino, si è rimesso a dormire sul Se non fosse divano. stato per quel bruco, Vermetto, no bruco. il mio pancino peggiorava. Ah, peggiorava Il per mio il bruchetto. pancino. Non che migliorava, peggiorava. Ma hai salutato le follower? Hai detto buongiorno alle follower? Dillo. Dillo, 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 dillo. Niente. Allora, aspettate che prendo il cucchiaino e mi zucchero il caffè. Non vi ho detto che giorno è oggi? È 10 di gennaio. Sono riuscita a. Ma dello zucchero, ma io poi come me lo giro il caffè? Ah! No, lo zucchero no, me lo metto io. Tu magari mi aiuti a girare il caffè, va bene? Ok? Allora, vieni ad aiutarmi, dai, girami il caffè che ti metto il coso. Vieni. No? Va bene, no? Ok. Giro io un po'. Vediamo qua la luce, ragazze, così mi metto seduta. Allora, no, 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 Anto, chiudi la luce della cucina, quella grande stella, per favore, la chiudi a mamma. Yes. No, non l'ha chiusa. Dai, chiudi la luce e vieni qua. Che ti coccola, mamma. Chiudi la luce, se no non ti coccolo, eh. Ok, bravissimo. Dicevo, oggi è 10 di gennaio del 2022. Ieri avevo girato la seconda clip del vlog, ma poi ho cancellato tutto. Ho visto, devi sederti al posto tuo. Saluta le follower, ho visto. Fammi vedere le mani. Babbo, come ti puzzano di cracker, ti puzzano di cracker al pomodoro e formaggio. Cioccolato. No, sono solo al formaggio. Sì. Non sono al formaggio questo. Sono I pomodoro. cracker sono No, i pomodoro origano, cracker. come sono? Non mi ricordo. Pomodoro? Non sono pomodoro, No, pomodoro. no, Qui state sbagliando. I cracker sono i cracker. Mescolo, già Mescolo. mescolato io, mescolo. Ormai sto Vabbè, mescola mescolando. poco poco, piano piano, che sennò ti fai cadere il caffè e poi mamma si arrabbia. Diciamo che io sono in fase di ripresa, piano piano. Dai, fermo, basta. Adesso puoi andare a posto tuo a mangiare. Adesso vai a sederti al posto tuo, signorino, bello. Perché con chi devi stare tu? Cante. Ma io non ti voglio. Tu sei la mia vita. Davvero? Dillo alle follower. Senti, come dici sempre tua mamma? No, mi devi dire una cosa. Come dici sempre tua mamma? I love you so much. Mamma, devi spostare il caffè perché ci devo mettere la mia tovaglia. No, no, non esiste proprio. No, Antonio mi arrabbio. No, Antonio, no, mamma, dai, sediti a posto tu, dai. Io mi devo alzare, mo che devo andare a finire di pulire. Il posto mio no. Ma
si può fare questa vita, ragazze. Ti faccio solo, vieni che ti faccio volare. Sì, vieni che ti faccio volare. Vieni, vieni che ti faccio volare. Vieni, vieni che ti faccio volare. Ti posso fare volare? Vieni, vieni che ti faccio volare. Vieni in braccio che ti faccio volare. Tranquillo, sì, tranquillo, tranquillo, hai ragione. Era da un sacco che non giravo un video. Cosa? No, Anto, mangia, mamma, dai, mi piacciono i cartoni. Amo, me lo prendi per favore il telecomando? Che accendiamo la TV a questo signorino bello. Mi è mancato prendere il caffè insieme a voi, follower. Grazie. Allora, volevo dare prima di tutto il benvenuto alle nuove iscritte, ai nuovi iscritti. Piano! Ecco, vedete se ti facevo cadere il caffè. Lo ammazzavo di baci e di solletico. Dicevo, amo, gira poco poco la TV, se non si vede niente, si vede tutto strano. Di qua, poco poco, bravo, così, ok. Allora. Mamma! Un amore di mostro, c'è Fluffy. Mamma, mamma, mamma! Lo vuoi a Fluffy? Mamma, mamma. Mi ammazzi di baci. Vuoi ammazzato di baci? Mi ammazzi solo di baci. Sì. Hai finito! Mamma, stavo cadendo! Stavo cadendo, prendendo un volo. Allora. Prendiamo questo coso. Allora, mi siedo un attimo sul divano, anzi, no, mi siedo no, perché devo prima sistemare il divano, perché c'è stato un bimbo monellino che ci ha dormito. Lì, ok, al grande c'è stata la mia figlia, la grande, e sul piccolo c'è stato il piccolino che ci ha dormito. Allora, ragazze, scusatemi, vedete a metà, ma sistemo un attimo questo divano, così ora appoggiamo un attimo qua, che poi li metto a posto. Giriamo un po' la luce. Io non so quante volte sistemo questo santo divano. Mamma, vieni con me? No. Vado al bagno. Ah, sì, vai, amore, vai che sto arrivando. Sistemo il divano e arrivo. Dai, vai, che poi ti vengo a pulire. Allora, ragazze, vado a pulire il bimbo che è andato al bagno, e ci aggiorniamo magari più tardi, così vedo se inizio un pochino di nuovo a registrare ogni tanto qualcosa, perché serve anche a me, ragazze. E poi, se riesco, vorrei girare il video dei terminati per la casa, e forse registro anche un video che per me non è facile. Vi racconto un pochino cosa mi è successo, quello che ho passato più o meno, ma non ne sono sicura di girare questo video, perché psicologicamente ancora sono più di là che di qua. Arrivo! Quindi vediamo come si svolge la giornata e noi ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Ragazze, allora, sono le 10 e 10, anzi 10 e 12 per la precisione. Sono a farmi l'ennesimo caffè perché sto dormendo all'impiedi. Vediamo se così riesco. Sì, così mi vedete un po' meglio. Allora, ho dato una pulita ai bagni, veloce, anzi mi manca solamente il lavandino del bagno dei bimbi, perché fino ad ora, e poi non faccio nient'altro, faccio solo la lavatrice ordinata in cucina e i bagni, ho steso
Niente di particolare. Fino ad ora mi sono concentrata sull'armadio della grande. Ho dato una bella, l'ho svuotato e ho dato una bella pulita e disinfettata. Ragazze, ho ordinato tutto. Mi manca il bicchiere. Ci arriverò? Sì, ci sono arrivata. Lei sta finendo di ordinare in camera sua. Devo fare la sua cassettiera. E poi, se mi resta tempo, voglio pulire la mia cabina armadio. Poi pomeriggio, se non sono troppo stanca e sono riuscita almeno un pochino a riposare, voglio dare una pulita in cucina, perché poi lei ritorna a scuola e questa settimana, ragazzi, è la prima settimana di scuola, non, dopo le vacanze, non vi dico la verità. Ho troppa paura per i troppi contagi e voglio evitare. Il piccolino non lo mando, se ne parla a febbraio. Un attimo, ragazze. Se ne parlerà a febbraio, perché sinceramente ci sono troppi contagi e il piccolo voglio proprio evitare di mandarlo. Quindi me lo tengo a casa per il momento. Questa settimana terrò la grande a casa pure, poi dalla prossima vedremo, ma non lo so, vorrei mandare un'email a scuola e dire che comunque non andrà per precauzione, perché ho troppa paura, ragazze. Sto sentendo di un sacco di persone che, nonostante la terza dose di vaccino, è stata male e sta male. Quindi voglio proprio evitare di mandarla. Ora vediamo, non lo so. Io devo ancora fare la terza, anch'io, la terza dose, perché sono vaccinata, ragazze. E poi giovedì pomeriggio chiudiamo questa luce. Giovedì, che giorno è? Vediamo. Sì, giovedì è vero? Sì. Giovedì pomeriggio. Aspettate, mi aggiusto un attimo. Ok. Giovedì pomeriggio. Non ricordo se dalle 4 alle 5, mi sembra di sì. Ho l'appuntamento per far vaccinare la grande, non il piccolo, perché iniziamo anche con lei a far vaccinare anche lei. Lei vuole farlo. L'unica cosa è un pochino frenata perché lei ha paura del lago. Per il resto, lei sono mesi che mi sta dicendo: non vedo l'ora di farmi il vaccino, non vedo l'ora di farmi il vaccino, non vedo l'ora di farmi il vaccino. E io vi dico la verità, sono orgogliosa di mia figlia perché ha senso di responsabilità. Ora non mi linciate, ma ognuno faccio che meglio crede. Io non giudico chi non fa vaccinare, chi non si vaccina o chi non fa vaccinare i figli, perché è una scelta di vita, è una scelta propria, però non voglio essere giudicata se io mi vaccino o faccio vaccinare i miei figli. Quindi non voglio trovare commenti, sei un irresponsabile, i bambini non si toccano, i bambini così, i bambini colà, ognuno fa quel che meglio crede. Mia figlia si vuole vaccinare, io voglio farla vaccinare, quindi siccome lei è libera di scegliere, io gliel'ho proposto, anzi lei stessa me l'ha detto, ora che è possibile, gliel'ho detto, cioè tu guarda, adesso puoi vaccinarti tranquillamente, lo vuoi fare? E lei mi ha detto subito sì. Quindi giovedì pomeriggio la porto, inizierà con la prima dose e poi vedremo quando deve fare la seconda. Io con mia figlia ho sempre avuto un rapporto aperto, nel senso che abbiamo sempre parlato di tutto e ve l'ho anche già detto. Lei ha sempre saputo tutto, tutti i problemi, tutto quanto, tutto. Io non gli ho mai nascosto nulla. Ecco perché mia figlia è responsabile, abbastanza responsabile, e chiunque la conosce
sempre i capelli all'aria, vabbè. Chi la conosce, la vanta, nel senso che comunque è mamma che bambina responsabile, mamma che bambina sensibile. Si vede che è cresciuta con persone adulte, responsabili, chiunque la conosce. Quindi, sono orgogliosa di mia figlia, della scelta che ha fatto. E nonostante ciò, il fatto del vaccino e tutto il resto, questa settimana non me la sento di mandarla a scuola. Prenderà assenze, ma pazienza. Preferisco le assenze piuttosto che il Covid. Proprio perché, come vi ho detto, sento gente che, nonostante vaccina, si vaccina, vaccinata con 3 dosi, sta male. Siccome io ho mio figlio con problemi, non dico che col vaccino si evita di prendere il Covid, assolutamente no, perché so già che, però ho una, tra virgolette, protezione in più. Scusate ragazzi, ma sto vedendo c'è il mio compagno che stanno lavorando qua. Sto guardando cosa stanno facendo. Per questo mi vedete guardare fuori. Nel frattempo sto lavando tazzine, cose che ho sporcato, cucchiaini. Che io queste cose non le metto in lavastoviglie, raramente, a meno che non sono a casa, ho la lavastoviglie che magari la sera prima non l'ho messa, allora metto le cose della mattina nella lavastoviglie, se no mi piace lavarle a mano. Nulla, allora vado a continuare la pulizia dell'armadio di mia figlia. Devo anche vedere cosa devo preparare per pranzo. Ah, già non c'è bisogno perché ho un po' di sugo di ieri, quindi sono tranquilla. E nulla, ragazze, ci aggiorniamo più tardi, così se riesco voglio, se mi resta tempo voglio, come vi ho detto, pulire la mia armadio, ma non credo, magari la farò domani, vediamo. O se no, un pomeriggio mi faccio la cabina armadio e domani pomeriggio mi faccio la cucina, vediamo, perché comunque voglio approfittarne adesso che c'è la grande a casa e mi dà una mano. Non mi posso lamentare, quando lei è a casa sì che le fa un pochino svogliata, ma comunque le fa. Ora vado, così continuo. Prima stavo dicendo una cosa, ma poi mio figlio mi ha bloccato. Volevo dare il benvenuto. E benvenuta a tutti i nuovi iscritti. Grazie per essere passati dal mio canale e per essere rimasti. Grazie per i bei commenti. Voi come state con questa situazione? Positivi, non positivi, in quarantena? Spero di no, spero che abbiate passato delle belle vacanze. Avete smontato già tutto? Io, ragazze, col periodo che ho passato, non vi nego che il 2 di dicembre, 2 di gennaio, vabbè, ciao. Il 2 di gennaio, come è finito Capodanno, io ho smontato tutto, ragazze, non ce la facevo più di vedere tutte le decorazioni, l'albero. Ho smontato tutto, ragazze. L'avevo fatto prima. Io ho fatto l'albero il 31 di ottobre perché era in programma che a dicembre sarei dovuta partire. Poi, questione contagi Covid. Questione che ho passato quello che ho passato, ho evitato, ragazze. Vi dirò, quest'anno avevo deciso anche di tenerlo un po' di più l'albero, ma poi ho passato quello che ho passato, qualcuno già sa. Non è che è una cosa grave, ma psicologicamente mi ha devastata, mi ha buttato proprio giù. Quindi non ce la facevo più di vedere tutte quelle decorazioni e ho smontato tutta casa.
Il giorno dopo ho pulito tutta casa, quindi non vedrete più nulla del Natale in casa mia. Vabbè che siamo al 10 comunque di gennaio, avrei già dovuto smontare tutto lo stesso. Ma comunque io ho smontato già tutto il 2. Ora ragazzi, io intanto salgo, sto salendo. Vado a finire a continuare perché tra un po' devo mettere su il pranzo perché il mio compagno è qua. A mezzogiorno rientra, mangia e scappa subito fuori a lavorare. Io vi mando un bacio e ci aggiorniamo più tardi. Vediamo anche se sono troppo stanca, se sono meno stanca. Sperando, ragazzi, proprio sperando di riuscire a riposarmi perché veramente ho preso già 4 caffè. Nonostante il 4º caffè, io sto ancora dormendo all'impiedi. Quindi niente, ci aggiorniamo più tardi, ragazze. A dopo. Ciao! Ragazzi, allora, sono esausta, sono le 11, sì, vabbè, mezzogiorno meno 20, il tempo è pessimo, per fortuna stasera, sì, vabbè, stasera, no, vabbè, ragazzi, non ci fate caso, stamattina è pessimo il tempo, ieri ha fatto una pioggia con un vento che ho dovuto chiudere tapparella della cucina perché mi arrivava tutta l'acqua. Tapparella del balcone della sala, non vi dico. Io ho steso fuori lo stesso perché tanto ho la tettoia, lo sapete, però mi sa che non, comunque non si asciugherà nulla. Sto per cucinare, faccio tortellini, panna e prosciutto, niente di particolare, ragazzi, perché sono veramente stanca. Ho fatto la stanza della bambina, come vi ho detto, armadio, cassettiera, comodini e tutto il resto, e ho fatto anche la mia cabina armadio, quindi sono veramente stanca. Non ho fatto il pavimento, ragazzi, il pavimento fa schifo perché ieri, ovviamente, essendo domenica, avendo cucinato, poi ieri pomeriggio alle 3, alle 2 sono scesa, perché alle 3 dovevo essere in città, ma poi alla fine sono scesa per una cosa, ma non ho concluso nulla. Sono scesa perché ieri c'era il Vax Day per i bimbi e la mia pediatra mi ha detto vieni, vediamo se riusciamo a farla prima del 13, ma niente, la gente era lì da ieri mattina, quindi purtroppo non c'era più posto e quindi sono scesa per questo motivo, ma alla fine, come vi dicevo, non ho concluso nulla. Sono scesa alle 3. Cioè no, alle 2, alle 3 avevo l'appuntamento là, ma niente, quindi ieri mattina non l'ho fatto, stamattina men che meno perché ho fatto altro. Ho pulito i bagni, ho pulito la stanza di mia figlia, ho fatto la mia cabina armadio, ho steso, ho ordinato la cucina, comunque non è che sono stata ferma, voglio dire. Pomeriggio mi voglio riposare, ragazzi, mi voglio mettere proprio sul letto, staccare proprio da ogni minima cosa. Non vedo l'ora pure di farmi una doccia perché mi sento stanca. Mi sento più che altro sporca, anche se non ho fatto chissà che cosa, nel senso ho un pochino sudato, quello è più che altro. Che ne sono, quasi meno 20, sì, sono le 38. Prima erano, quando vi ho detto sono quasi meno 20, o vi ho detto meno 20, non so, manco me lo ricordo. Erano le 36, quindi passate 35, quasi meno 20. Adesso vado, metto sul pranzo, come vi ho detto, tortellini, panna e prosciutto. E poi lavo i piatti e tutto il resto e mi butto a letto. Mi faccio prima la doccia e poi mi butto a letto. Domani mi tocca spolverare tutta la casa e domani pomeriggio, se non sono troppo stanca, domani mi tocca spolverare, fare i bagni come sempre, il pavimento, le cose basilari. E domani pomeriggio, se non sono stanca, che il mio figlio non mi fa sveglia, non mi butta giù dal letto neanche domani, vorrei pulire tutta la cucina. Quindi vedremo, vediamo domani com'è la situazione e mi regolo. E poi, boh,
Mi si sono sporcate. Se vi faccio vedere il finestrone, ragazze, di nuovo mi si è sporcato questa pioggia, mamma mia. Io come lo pulisco? Piove e me lo sporca. E il finestrone è il mio tormento. E amore e odio con quel finestrone. Amore perché comunque mi piace vederlo, specialmente l'estate. Ma poi per pulirlo è un casino, ragazze. Quello mi passa proprio la voglia. Però io vederli sporchi non li sopporto. Quindi appena il tempo si aggiusta di nuovo, devo pulire tutto, tutte le finestre, mi metto e le pulisco tutte. Le lavo perché io le lavo, ragazzi, non mi metto con prodotti, a meno che non ho proprio fretta, che ne so, magari mi viene gente a casa, anche se ultimamente, con questo Covid non faccio venire nessuno. Veramente non ho ospiti da 2 anni, si può dire, sì, da 2 anni sono, non faccio venire più nessuno a casa, ragazzi, ho paura, ditemi quello che volete, ma parlo comunque in linea generale, tralasciando questo fatto di Covid e quindi non faccio venire nessuno a casa, ma se non ho le finestre pulite non faccio venire nessuno. Prima, se so che deve venire gente, io mi metto prima a pulire le finestre, perché proprio mi dà fastidio che viene gente a casa e mi vede le finestre sporche, ho questa fissazione. Quindi poi poco fa è venuto mio papà. Giusto 2 minuti, ragazzi, è passato perché l'ho mandato in lavanderia. Il mio compagno è qua, quindi non sta andando in città. Ieri era domenica, quindi le lavanderie erano chiuse a forza oggi. Sabato sera ho comprato un nuovo piumone per avere il cambio a letto, perché non, ne avevo solo uno, l'altro che avevo è rovinato, quindi sto evitando proprio di metterlo, anzi vorrei proprio buttarlo. E ho comprato un nuovo piumone con la Torre Eiffel di Parigi. Chi mi conosce sa che io amo Parigi. E ho comprato il piumone. Settimana lo vorrei, fine settimana, se riesco a cambiare le lenzuola con questo cavolo di tempo, voglio cambiare anche il piumone. Quindi ho mandato mio padre in lavanderia a lavare quello nuovo. Settimana che viene caccio questo che ho a letto, manderò anche quello in lavanderia, perché di solito li lavo io, ragazze, però quello del mio letto è troppo voluminoso e lavatrice non ci sta. Invece, per esempio, quello dei bimbi io lo metto, lo lavo, stendo e via. Però i miei sono troppo voluminosi, quindi a forza in lavanderia. È l'unica cosa che io lavo in lavanderia. Una colombina? Una colombina? Vabbè, ma tanto è tutto sporco, ieri sera non ti dico. Ah, sul muretto è volato, è appena volato, l'ho visto passare. Quello va su, lo spray. Sì. Sì. Posso parlare con le follower? Ti prima dimmi ringrazio. se va a lavare. No, non va a lavare, sai, la pezza che abbiamo usato per la tua stanza, il cabina armadio, tutto adesso, mica vanno a lavare le cose che usiamo. Mi posso riposare ora visto che è finito? Grazie. No, vai prima a posare quello e ti lavi le mani e Aggiusto la poi tavola. scendi. E Brava. poi però non mi Sono meno un scolare. quarto, devo mettere pure l'acqua della pasta. Ma chi c'è qua? Ma devi lavare le manine prima, non devi toccare nulla se non lavi le mani. Mi è andata la saliva distorta. Mamma, mi dai il bicchiere che li metto io? Adesso andiamo a lavare le manine e poi aiuti Stella ad aggiustare la tavola. Ciao, follower. Siete ciote. È un bimbo, ragazzi, scusatelo. Fai? Nulla, ragazzi, lavo le mani al piccolo. Faccio aggiustare la tavola.
pranziamo e me ne vado a letto. Molto probabilmente poi chiuderò il vlog stasera. E poi vedrò se registrare domani magari. Lava le mani! Aia! Lava le mani! Adesso ti do le botte. Lava le mani! E mo andiamo. Un attimo che devo salutare le follower! Mamma! Le mani! Stiamo andando! Ciao ragazze, ci vediamo dopo, se no non mi lascia in pace. Ragazze, buongiorno. Allora, ieri poi non ho chiuso il vlog perché mi sono rimasta un po' a letto. Poi ieri pomeriggio sono stata con i bimbi, ho passato del tempo con loro quando mi sono alzata dal letto. E quindi non ho chiuso il vlog. Ci tenevo a chiuderlo, a salutarvi. Oggi è il giorno dopo, come avrete capito. E sono le 7.35, io mi sono fatto il caffè. Il piccolo stanotte ci ha fatto dormire, meno male. Quindi pomeriggio, adesso pulisco casa. E poi pomeriggio io dedicarmi alla cucina. Niente ragazze, volevo solo chiudere il vlog, salutarvi. E mi raccomando, come vi dico sempre, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mi raccomando, così non perdete i video che pubblico, quando li pubblico, perché prima la pubblicazione era martedì, giovedì e sabato, ma adesso ragazze mi è sfasato un pochino tutto, quindi perdonatemi se non sono molto presente, ma niente, io vi mando un bacione, vi ricordo di, se vi fa piacere, aggiungermi anche su Instagram, come sempre vi lascio giù in descrizione il mio profilo, il link diretto al mio profilo. Io vi mando uno stra mega bacio ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!